cinese, però insomma forse avete creato un po' troppo poco. Sì, io ho visto una partita difficile e loro no, in casa attaccano tanto, però abbiamo stato bene, però andiamo un po' arrabbiati a casa perché potevamo portare qualche punto, no? Ti assomigli un po' a Suso tu personalmente per come giochi? Ti Come? assomigli un po' a Suso per come giochi? Io? No, io ho stato bene. E gioco dove il mister decide, e vado a destra, vado a sinistra, e poi lui guarda, capisce troppo di calcio e se lui guarda una partita dice che devo giocare a destra, vado a destra, se dice vado a sinistra, vado a sinistra. No, a Milan sempre c'è una squadra che dobbiamo rispettare, no? È vero che questi anni hanno portato tanto giocatori di qualità, no? Però io ho visto una partita che è stato bene, che anche un pareggio andava bene, no? Senti, hai detto che siete andati a casa arrabbiati, hai avuto l'impressione, soprattutto nel primo tempo, quando ripartivate, che potevate, che avete messo in difficoltà la guardia rossonera, c'è stato poi il gol annullato dal VAR, ecco, non siete riusciti voi a fare di più, o è stato proprio il... Sì, no, noi dobbiamo fare di più, però mi sembra che è arrivato troppo veloce il secondo gol del Milan e questo a noi no, abbiamo sbagliato un poco lì e poi è stata una partita lì, due squadre che voleva giocare, che voleva andare avanti e il risultato è questo e noi dobbiamo essere la testa a Torino perché è una partita troppo difficile. Rodrigo, oggi cosa vi è mancato per portare a casa punti e se c'è un giocatore che ti ha impressionato particolarmente nel Milan? No, non lo so che ha mancato. Penso che abbiamo fatto tutto di noi, abbiamo lasciato il 100% e poi non solo è una cosa che manca, il calcio è così, sì, Eluard diceva un'altra cosa, non lo so Senti, come tre sconfitte in finisce. 4 partite, adesso nello spogliatoio cosa mi direte in ottica della partita con il Torino nell'infrasettimanale? Cos'è che secondo te dovrete far meglio? No, tutto dobbiamo migliorare sempre, se puoi migliorare di più, anche l'anno scorso quando vincevamo, anche con Genova che abbiamo vinto, e noi dobbiamo trovare la strada giusta e stiamo lavorando per questo. E oggi abbiamo giocato contro un Milan che è forte e abbiamo stato in campo alla fine e questo anche noi abbiamo vinto è una cosa per capire. Un'ultima, l'impressione che quando è entrato Fofana qualche spunto in più a centrocampo l'avete avuto. Secondo te è il suo un apporto importante per il vostro gioco? Potrebbe darvi una mano importante? Fofana è un giocatore che è di tanta qualità, che l'anno scorso ha dimostrato che può giocare, anche Varac, anche Janto, tutti quelli che giocano lì sono pronti per giocare, ancora il che decide il mister.